Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale di Umberto Miletto. Oggi parliamo di massa muscolare e dieta, perché alcuni di voi, ecco, tra parentesi, se non l'avete ancora fatto, spolliciate e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché alcuni di voi mi hanno chiesto questo: io mi alleno, faccio tanta fatica quando mi alleno, cerco di dare tutto me stesso, però l'alimentazione non tengo troppo in considerazione quello che vado a mangiare. Sì, mangio quello che mi prepara la mamma, quello che mi trovo preparato da mia moglie, avendo una buona alimentazione nel complesso, però senza andare a conteggiare più di tanto le calorie. Allora, qua c'è da fare, secondo me, alcune considerazioni. Dipende, uno, gli obiettivi che state ricercando, e due, secondo me, anche un po' il vostro metabolismo, no? Perché anche questo è importante, ossia se voi siete soggetti che ingrassate facilmente oppure no. Perché dico questo? Dico questo perché effettivamente è importante. Che cosa? Anch'io non tengo troppo in considerazione le calorie, più o meno ho la mia alimentazione tipo, so che alcuni giorni arriverò a 3000, altri giorni sono a 2007, altri giorni a 3200, ma più o meno la media ballerà intorno ai 2800-3000 calorie in questo periodo. Ecco, non mi metto a conteggiare le calorie con le varie app conta calorie, ma più o meno ho questa fase, mi guardo un po' allo specchio, vedo che vado bene, mantengo, mi peso bene o male una volta ogni 10 giorni, ma bene o male non ho, come detto tante volte, grandi obiettivi di crescere muscolarmente, andarmi a tirare perché arriva il momento di andare in spiaggia. No, più o meno tutto l'anno sono molto similare. Il mio peso oscilla sempre tra i 72 e i 74, appunto se c'è il periodo che magari mangio qualcosina in più oppure mangio un po' di meno, no? Quindi questo è un po' la mia strategia, e quindi effettivamente io in questa situazione la dieta sì, la guardo perché cerco di mangiare comunque cibi di qualità, però non conteggio le calorie tutti i giorni, non conteggio generalmente le calorie, vado un po' quello che si dice ad occhio. Va bene, non va bene? Per i miei obiettivi, perché come detto non ho pretese di crescere muscolarmente, non ho pretese di diventare più forte sul bilanciere, ma cerco di mantenermi, va benissimo, è molto sostenibile, è un'alimentazione che si adatta molto alle mie caratteristiche. È normale che se voi invece state ragionando su un protocollo d'allenamento che vi possa permettere di far ottenere grandi risultati in termini muscolari o di crescita muscolare, ma anche di definizione muscolare, allora in questo caso secondo me è importante, soprattutto nella prima fase, bilanciare bene tutti i macros e le calorie che andate ad introdurre. Quindi in questa fase secondo me il consiglio è comunque fare più attenzione a quello che andate ad introdurre, perché se voi vi allenate bene e mangiate, non dico alla perfezione, vale anche qua la regola dell'80-20, all'80% bene, potete ottenere sicuramente più risultati. Quindi a chi mi chiedeva questa domanda, secondo me controllare l'alimentazione ci sta se volete ottenere più risultati o state ricercando un qualcosina in più dei vostri allenamenti. Ecco, la regola del controllare l'alimentazione mi sento di dire che vale soprattutto anche per quei soggetti che magari ingrassano rapidamente. Allora in quel caso lì dovete sempre stare molto attenti alle calorie che introducete, mangiare cibi sani, però stare attenti anche al livello calorico che andate ad introdurre, soprattutto se volete dimagrire o comunque mantenervi a uno stato ottimale di percentuale di grasso. Ma stessa cosa, probabilmente un po' meno per quei soggetti ectomorfi muscolari, che invece possono mangiare tutto quello che vogliono e non, il loro peso si muove molto poco. In questo caso anche voi dovete fare attenzione a quello che mangiate, perché vi accorgerete che se introducete meno calorie il vostro peso incomincia a scendere. Quindi anche nel vostro caso è giusto portare dentro le giuste calorie per favorire la crescita muscolare o comunque il mantenere quel livello muscolare che avete raggiunto con l'allenamento. Ecco, questo è un po' quello che mi viene da dirvi. Se avete altre considerazioni, mettetele pure qua sotto nei commenti, mi farà piacere venirle a leggere. Come sempre, grazie per l'attenzione e ci si vede sempre qua sul mio canale. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!